Cosa vuoi realmente dalla tua vita? A volte è talmente difficile trovare una risposta idonea a questa domanda, una risposta vera, che spesso le persone rispondono in maniera semplice, ovvero voglio essere felice, voglio avere un lavoro che mi piace e fare tanti soldi. Tutti vogliono una vita senza preoccupazioni, una vita facile, magari innamorarsi dell'uomo più bello del mondo o della donna più bella del mondo, avere relazioni fantastiche, essere talmente fighi che quando entri in una stanza vedi la folla aprirti davanti a te come fece il Mar Rosso davanti a Mosè. E intendiamoci, non c'è assolutamente niente di male, solo che tutto questo comporta partire da un punto zero per arrivare a quella che è la meta felicità. Tutti sognano di fare del sesso incredibile con la persona che amano e che vorrebbero accanto a sé tutta la vita. Ma in quanti sono disposti ad accettare le difficili conversazioni, gli imbarazzanti silenzi, i momenti di discussione e tutte quelle dure prove che ti forgiano e che ti permettono di arrivare a stare insieme con una persona tutta la vita? Tutti vogliono il fisico fantastico, il fisico scolpito, di quelli che ti guarda allo specchio e fai. Però in quanti sono disposti ad andare ad allenarsi tutti i giorni, andare in palestra anche quando non ne hanno voglia, a subire lo stress fisico e a dover dosare il cibo e a evitare di mangiare anche quando hai un bel tavolo imbandito e vorresti mangiare tutto quello che hai davanti perché hai una fame che non ci vedi più? No pain, no gain, non c'è progresso senza dolore. Tutti vorrebbero essere finanziariamente indipendenti e infatti molti vedo che scelgono la strada che sembra essere la più semplice, ovvero quella rappresentata dalle povere realtà online che ti permettono di diventare ricco, di diventare ricca senza fare praticamente niente. Ti regalo la felicità con un metodo automatico che costa 150 euro. Non funziona, non può funzionare. Se qualcuno prova a dimostrartelo, amico, amica, te sta a fottere. Perché per essere libero, libera finanziariamente, occorre in primis un protocollo che ti porti a lavorare su te stesso, in modo che tu riesca a vedere ciò che nella vita quotidiana non vedi. È tutta una questione di prospettiva da cambiare. Ma tutto questo non lo puoi fare in un giorno, in un'ora, in una settimana, ci vuole un po' di tempo. Ma se il risultato può essere quella felicità che insegui da tanto tempo e per la quale sei disposto o disposta a pagare il prezzo, allora sì, è possibile. Lo so, sarebbe più facile vendere qualcosa dicendo ho un sistemino che può farti guadagnare, può farti fare il 300% l'anno, ma se fosse vero, fra 5 anni saresti più ricco di Bill Gates. Lo so, a volte la realtà e soprattutto la verità è molto meno interessante di un sogno. E per quanto sia giusto e importante realizzare i propri sogni, come ho scritto anche nel libro Destinazione Eccellenza, ci ho dedicato un capitolo, sarà importante secondo me, però ci dobbiamo ricordare che in primis noi viviamo in questa terra. È giusto avere la testa ogni tanto in aria, ma ricordarsi di restare bene ancorati al terreno. Tutto è fattibile con questi presupposti. Ci dobbiamo solo ricordare che occorre stare svegli, vigili e soprattutto attenti.